Questi sono dei piccoli sintomi del postaggio. Ora noi metteremo Giulia al centro e cercheremo, tu cercherai di far avvicinare qualcosa. Ok. Se siamo fortunati. Se mai lo rifacciamo in chiesa. Ok. Proviamo. Tutti chi? Tutti chi? Sei, ho capito. Tutti chi? Chi è che c'è in chiesa? Che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Cristian? Esatto. Poi puoi venire qui vicino a me, ti parliamo. Ti blocca qualcosa qui? Voi o noi? Sei dieci, quanti sono di là? In chiesa? Sì. Quanti? Sette. Sette, ho capito bene?
farci vedere dove dobbiamo andare? Ma che colpo! Io sento piangere una bambina, l'hai sentito? Raga, era un bel colpo quello. Chi è che ha detto? Avete parlato? Sì, io. Passa un po' il faretto. A lui io gli ho detto, passa un po' il faretto.
utilizzando anche questo apparecchiatore, che non è altro che un K2 che rileva micro tesla, milligauss e anche le frequenze elettriche. Le registra su una scheda SD, facendo un grafico in tempo reale, in maniera che possiamo sapere se quando Giulia, nel caso riuscisse a stabilire un contatto con qualcosa o qualcuno, se ci possono essere degli sbalzi in una di queste tre frequenze, ovvero l'elettromagnetismo e l'elettrico con il milligauss. Va bene? Sì, perfetto. Proviamo allora a fare anche noi lo sbalzo. C'è qualcuno qui? Posteri. Sì. I posteri. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sì? Chi sei? Mi puoi dire per favore chi sei? Ci avete detto più volte di venire qua nella chiesa, perché? Cosa c'è in questa chiesa? Casa. Perché siete qua? Perché siete qui? In quanti siete qua? Quanti siete qua? Parecchio. Si smettono un po' di tutti. No. Siete nove? Siete in quattro? Se sei qui puoi fare un rumore. Sei capace di fare un rumore? Stiamo aspettando che tu fai il rumore.
Dove devo venire? Giù. Perché vuoi che veniamo giù? Vuoi che andiamo nel sotterraneo? No, anche no. Anche perché non si chiama, non conosciamo niente. Non le abbiamo girate neanche oggi. Mi dici perché vogliamo, vuoi che scendiamo? Qualcosa di importante che vuoi dirci? C'è qualcosa di importante che vuoi dirci? C'è qualcosa che vuoi dire basta? Cos'è successo qui? Qualcuno è stato chiuso negli specchi? Bloccati. Lo sapevo. Giù. Lo sapevo. Lo sapevo. Quando ti ho fatto quella domanda pensavo subito giù. Chi vi ha bloccati giù? Chi è stato? Ci posso parlare? Potete dirgli che voglio parlargli? Non voglio. Perché non posso? Avete paura? Perché non volete venire a parlare?
Ah. C'è un motivo perché non volete venire a parlare? Perché non venite qui a parlare? Siete voi che fate rumore? No, io mi sento prosciugato. Sto già veramente bruttissimo. Brutto. Non so bene, ragazzi, io mi sento prosciugato. Siamo usciti ora dalla struttura dell'ospedale, perché comunque abbiamo capito di avere materiale abbastanza da poter farvi vedere. Per di più abbiamo iniziato comunque a non star bene, soprattutto Giulia. Qualcuno ha avuto qualche altro sentore, magari un po' più lieve. Cristian ha avuto mal di testa, ma io anche tutta l'indagine. Di testa. È un posto un po' pesante, insomma. Sì, ricco, diciamo ricco. E poi, logicamente, come dico sempre, riascolteremo e rivedremo tutto il materiale da noi prodotto per vedere se ci è sfuggito qualcosa, ma sicuramente ci è sfuggito qualcosa. Sì, magari dallo zoom. Magari da qualche soprattutto. Foto. Ricordo come sempre qualche foto, tante foto. Ricordo come sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella. E anche a quello del gruppo Iena, e soprattutto, dai, su. Certo, aspettiamo. E soprattutto troverete in info box il link del suo canale. Che dire, alla prossima collaborazione, alla prossima indagine. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao ragazzi.